抜たいい度胸だ。 Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del venerdì di Captain Tsubasa Dream Team aggiornamento particolarissimo perché ci introduce alla versione 5.0.0 sapete che le versioni .0 solitamente sono quelle che aggiungono qualcosa di grosso o comunque di importante all'interno del, del gioco e questa versione 5.0 non fa eccezione, ne, ne stiamo già discutendo da qualche giorno su Facebook Facebook e sui social vari delle modifiche. Portate al, al gioco. Bisognerebbe dedicarci un video a parte. Non lo farò, ve lo dico subito. Mi limiterò a leggere le cose come stanno. Eh, così come sono state aggiunte. Allora, aggiunte le partite di allenamento, questa funzionalità ti permette di sfidare i mazzi dei tuoi amici o dei membri del tuo club ogni volta che vuoi. Buona per poter verificare la validità delle nostre squadre. Aggiornate le meccaniche delle partite. Dopo un lungo scambio di passaggi nella tua metà campo, il passaggio successivo viene, viene mancato. Questa è la misura. Anti-Melina. Che cosa succede? Succede che spesso e volentieri eh, un giocatore che sta vincendo si mette a passare all'infinito la palla nella propria metà campo fra i difensori per far scadere il tempo. Purtroppo l'intelligenza artificiale di questo gioco già è quello che è. Il sistema di pressing è difficile da oggettivamente da migliorare. Non esiste, diciamocelo chiaramente: non esiste un sistema di pressing. Proprio veritiero nemmeno su giochi, più, giochi calcistici più famosi, come FIFA e PES, che girano su piattaforme ben più performanti rispetto ai nostri smartphone, eh, la club ha optato per questa scelta. No, naturalmente, ancora non l'ho provata. Potrebbe andar bene. Potrebbe non andar bene. Avrebbero potuto fare diversamente? Sì, avrebbero anche potuto fare diversamente. Se avessero fatto diversamente, probabilmente oggi saremmo qua a dire che avrebbero anche potuto fare come invece hanno fatto. Quindi prendiamola così come viene. Ognuno la valuti come preferisce. C'è chi è contrario, c'è chi è favorevole. Io personalmente sono fra quelli favorevoli. Lo dico candidamente, però, questo non vuol dire assolutamente nulla miglioramento dell'interfaccia utente dopo la fine di un evento scontro di un evento attacco a tempo viene mostrata la classifica nella home un po' come succede adesso con le partite della coppa nell'intro in... nell all'inizio delle partite viene visualizzato il valore totale del legame alleluia ora è possibile cambiare l'ordine delle tecniche speciali secondarie dei giocatori alleluia, alleluia bene o male sono tutte modifiche soprattutto quella della melina eh, che l'utenza mondiale italiani compresi chiede veramente da tanto tanto tempo io credo la questione della melina almeno da un paio d'anni non vorrei non vorrei esagerare vabbè naturalmente la visualizzazione dei legami no perché i legami sono una cosa eh, dell'ultimo anno della visualizzazione del, dei risultati degli eventi nella home oggettivamente frega niente a nessuno ma visto che l'hanno fatta per le coppe tanto voleva farla anche per gli eventi pv e quindi ci sta e, e del cambio dell'ordine delle tecniche speciali veramente era ora meglio tardi che mai Visualizziamo velocemente anche le notifiche di preavviso di quello che arriverà settimana prossima partendo dal doppio banner, quindi banner pay. E banner con Dreamble Free di Salvatore Gentile è la versione di Gentile che c'era già stata proposta all'anniversario dell'anno scorso, giugno-luglio. Non è una nuova versione. Stanno facendo la stessa identica cosa che hanno fatto con Gino, Diaz, Pascale, eccetera, eccetera, ovvero stanno riproponendo i giocatori dell'anniversario con la maglia non ufficiale dell'Adidas, ma con la maglia tra virgolette originale eh, del manga. Non si sa del perché questa scelta. Sinceramente, io personalmente. Personalmente credo che vogliano tenersi, non credo che la licenza gli sia scaduta perché in genere le licenze per le maglie ufficiali valgono per due anni. Poi quest'anno ci sono Olimpiadi, Copa America ed Europei. Quindi figurati se non hanno rinnovato le licenze delle maglie ufficiali, la vedo veramente dura. Secondo me vogliono tenere le maglie ufficiali per le nuove versioni dei giocatori che usciranno, eh, usciranno quest'anno. La domanda da un milione di dollari è ma questi giocatori poi verranno prima o poi inseriti nel ticket? Al momento mi risulta di no. Quindi per il momento bisogna dire no, però o oh, magari da qui a un'ora si scopre che sono stati messi tutti e, e pace. Seconda notifica della giornata, la nuova Dream Collection, anche questa arriverà dal, dal, dal 9, no questa è la notifica del 9, quando è che parte la Dream Collection? dovrei partire al 15 di solito. No, al 12, la fanno partire prima. Eh, quindi lunedì praticamente, lunedì partirà la nuova Dream Collection con questo nuovo Yuga della, della Juve. Farne uno della Reggiana? No, eh, fa troppo schifo. Oh, se poi quello della Reggiana me lo fanno Dreamfest, effettivamente male non sarebbe. Però, vabbè, secondo Yuga Juve Dream Collection avrei preferito latentizzassero quello vecchio. Che secondo me, con un paio di latenze, sarebbe ancora un grandissimo attaccante. Invece, no, gliene faranno. Una nuova versione. Andiamo invece con le notifiche di quello che è stato effettivamente inserito in game quest'oggi, partendo dall'estrazione legame non giapponese ed estrazione legame giapponese, due estrazioni, due pull da 4 step ognuno, tramite il quale potremo trovare dei giocatori che danno legami specifici con i giapponesi e legami specifici con, specifici con i giocatori non giapponesi. Arriva inoltre la mini dream collection di Lord Morisaki, grande Lord Morisaki, finalmente latentizzato. Al quinto step un giocatore SSR garantito. Uh, oggi hanno inserito praticamente sei giocatori latenti nuovi, ragazzi. Sei ne hanno inseriti tra nuovi e vecchi latentizzati. Non li, non li vedremo in questo video. Ci farò un video a parte. Anche perché per i portieri sto preparando una chicca che spero che voi apprezzerete. Su Morisaki mi limito ad aprire una piccola parentesi. Nei vari gruppi Telegram, già da stamattina, sta girando l'immagine che... Ehm... Non so se lo fa uno youtuber straniero, un raga, comunque un ragazzo straniero, eh, con tutti i vari calcoli in game, off game, eccetera. Eh, è un grafico bellissimo da vedere. Sapete che io non sono assolutamente capace di fare i grafici, quindi posso solo invidiare la tecnica e la maestria di chi riesce a creare suddetti capolavori. C'è un piccolo problema tecnico che i valori sono... Po sballati cioè tipo gli dà 10.000 punti in più rispetto a quelli che dovrebbe avere e quindi prendetelo un po con prendetelo un po con le pinze oltre a Morisaki hanno latentizzato Radunga boom out of nowhere eh, avevamo un po' paura che Radunga lo tenessero per il mini Dream Fest di fine mese ma dovendo latentizzare anche Snyder questo mese allora Radunga ce l'hanno buttato fuori adesso e Snyder ce lo butteranno fuori eh, a fine mese l'attentizzato anche Matsuyama delle medie dell'ultimo evento SSR che, che è uscito e quindi ripeto, tra giocatori nuovi e giocatori vecchi avrò il mio bel da fare. Ripeto, ce ne sono 6. Aggiunte le missioni libere. Allora, l'ultima volta che hanno scritto questa cosa qui è successo un casino. Le missioni libere altro non era che uno scenario a scelta multipla standard. Ne hanno messo un altro, io ancora non ho visto, giuro, appena aperto il gioco. Poi rinnovato il mercato delle Dreamble, hanno messo delle tecniche per i giocatori inseriti quest'oggi, modalità storia, energia richiesta ridotta del 50%, esperienza moltiplicata per 5 negli scenari, monete moltiplicate per 5 per negli scenari, aperte le partite condivise globali dal 9 fino al 23 di aprile. Campagna Ramadan con Marco Weiran nella sua doppia estrazione giocatore Pay e giocatore, cioè giocatore Dreamball Pay e Dreamball Free. Ripeto, io ancora non ho visto i giocatori. Quando nella notifica di mercoledì hanno detto che oggi ci sarebbe stato Weiran, eh, la mia preoccupazione principale era capire quanto sarebbe stato rotto. Perché sapete che la club ha... Un certo occhio verso il mercato arabo e quindi OIRAN tende quasi sempre a farlo abbastanza sgravo. E quindi, ripeto, la domanda è più che altro capire quanto è rotto in una scala che va da uno pezzo intero a vaso di terracotta che precipita dal sedicesimo piano di un condominio. Lo vedremo nell'altro video, ripeto oggi non starò a vedere, non starò a vedere i nuovi, nuovi giocatori Scenario giornaliero del, del ramadan inserito quest'oggi Tramite il quale ottenere eh, un dribbling per Vulcan e un passaggio se non vedo male per lo stesso Oiran Bonus d'accesso ramadan, ricevi dribble e altre fantastiche ricompense fi finalmente eh, E poi vabbè altri pacchetti vari nel negozio che direi che possiamo, che possiamo zompare Ultima carrellata di notifiche, campagna per il, fest, il festeggiamento del nuovo scenario, nuova modalità storia, nuove partite della storia, aggiunta la seconda parte del derby spagnolo. Poi, estrazione campagna, nuovo scenario, non ci azzecca veramente niente col derby spagnolo, hanno messo un nuovo muller e un nuovo calz. Questo muller mi giunge voce che sia bello forticello di respinta. Eh, poi, due squadre per una gloria. Colleziona le medaglie Gloria e scambiale con oggetti fantastici. Classico evento a medaglie, né più né meno. Poi adesso questo lo andremo un attimino eh, A vedere bonus accesso anche per il festeggiamento del rilascio del bonus del nuovo scenario. Festeggiamento rilascio nuovo scenario. Missioni giornaliere. Sta diventando uno sciogli lingua questo festeggiamento, rilascio nuovo, eh, nuovo scenario. Eh, ticket va bene. Questo possiamo zomparlo Andiamo allora direttamente a vedere com'è questo nuovo scenario. Ok, vado un po' fuori strada un momentino, giusto per farvi vedere che lo scenario giornaliero del Ramadan eh, si divide in due partite. Quindi, a seconda di quello che volete, se preferite il passaggio per Wairan per o il dribbling per Vulcan, potete decidere voi quale dei due farmare nei prossimi giorni. Lo scenario vero e proprio è questo. Ehm, ha il suo mercato evento, come sempre. La cosa importante da vedere quando ci sono i scenari medaglie è quali eh, sono quali giocatori ti danno dei bonus. Allora, due partite contro Madrid Blanco e contro il Catalonia, quindi contro il reale e contro il Barcellona. Contro il Real sarà più facile ottenere le medaglie di bronzo e contro il Barcellona sarà più facile ottenere quelle d'argento. È una modifica che ho apprezzato molto negli scenari a medaglie questa, perché mi permette di completare, o meglio di ottenere il, quello che voglio nel mercato in maniera più facile senza avanzare fiotti di medaglie inutilizzate ora naturalmente i giocatori che daranno un più 50% di bonus sono i tre nuovi giocatori inseriti nei banner di quest'oggi quindi il nuovo muller il nuovo calz e overrun nella sua versione pay ci sono altri giocatori che danno il 10% non capisco che cavolo centrino questi giocatori in generale hanno messo dentro roba che non serve praticamente a nulla, no, non è vero, Bard. Stai dicendo una cavolata, lo sto notando adesso, ragazzi. Sono tutti giocatori Dream Collection. Questi sono tutti i giocatori di Dream Collection Nitta Dream Collection Aoi Dream Collection Nelle sue due versioni Inter e Albese Soda Dream Collection Infattelita Cibana, Gitto Mazzu Questo Matsuyama Inguardabile Questo invece era Matsuyama, Quello buono Sawada Dream Collection Yuga Dream Collection Il buon Lord Morisaki Dream Collection Ishizaki L'uomo vero Misaki Hernandez Galvan Diaz Praticamente tutti i giocatori Vabbè Barde Non stare a dirli tutti Ok ragazzi L'abbiamo capito Tutti i giocatori Dream Collection dal primo all'ultimo, praticamente sono sì, esatto, eh, danno bonus in questo scenario. E ok, bonus del 10%. La prima volta che effettivamente fanno una cosa Una cosa del genere. Andiamo un attimino a vedere il mercato dell'evento, che di solito è indicativo, visto che adesso il mercato delle Dreamboy lo tengono limitato i giocatori presenti nelle estrazioni di questo momento. Vediamo se almeno il mercato evento ci, ci dà qualche indicazione in più. Con calma, eh, non ti preoccupare. Tanto sto solo registrando un video, mica devi fare in fretta. Dovrei anche andare al lavoro quando finisce, sai? Bravo, nuovo mercato. Ok, vabbè, i ticket non mi interessa Formazioni, non vedo formazioni oro quindi o io le ho già riscattate o non hanno, ah ecco, eh sì infatti io le ho già riscattate, perfetto, allora formazione d'oro ottenibile in questo mercato, 3-2-3-2-S con 10% forza fisica Rising Sun e 3-2-3-2-S giocatori di club attacco più 10%, è una riproposizione in questo caso, io naturalmente non è che le ho riscattate da questo mercato, eh, poi hanno messo Dreaming solo quella come tecnica SSR, sei serio? Che cavolo ce ne facciamo delle tecniche N? Ok, vabbè, come dribbling c'è solo il dribbling di calze Poi abbiamo palla nera specifica per Yuga Per Matsuyama Per Weyran Per Yuga va bene perché sarà la, la sua dream collection Uh, Matsuyama Owerana è dentro adesso. Vulcan va bene. e Muller sono dentro adesso. Uh, Raili Vangel. Uh, I vari Matsuyama e compagnia Bella. Credo che alla fine siano tutti i giocatori o nei banner. Usciti negli ultimi giorni, o latentizzati adesso, o presenti nel banner. Quello per i bonus ai giocatori giapponesi e bonus ai giocatori stranieri. Quindi di indicazione effettivamente ne vediamo pochissime. Speravo in qualcosa di meglio. Tecnica intercettazione ex per Ishizaki. Passaggio ex per Rivao e passaggio ex per Napoleon. Va bene, ragazzi, per oggi chiudo qua la parte succosa del video. Naturalmente non vado a pullare perché sapete che da qui in avanti io pullerò, credo, solo per i giocatori della J-League, a meno che veramente non esca un giocatore per irrinunciabile. Non è detto che Oweiran non lo sia, ma in teoria, essendo di tipo resistenza, a me non dovrebbe, non dovrebbe servire. Quindi, prossimo video sarà dedicato esclusivamente alla descrizione di questi nuovi giocatori. Con una piccola chicca, ripeto, riguardante i due portieri che sono Morisaki e Muller. Per oggi era tutto. Spero che il video, nella sua semplicità, vi sia comunque piaciuto. Pace belli. Alla prossima.